Siamo qui con Pierpaolo Spollon. Ciao Pierpaolo. Ciao. Allora, che Dio ci aiuti 7, ti ritroviamo nel personaggio di Emiliano. No, non te l'hanno detto? No. No, io quest'anno faccio Suor Angela. Faccio Suor Angela perché ho provato un giorno il velo. E ti è piaciuto? Ho sentito proprio una cosa meravigliosa, ho detto voglio fare Suor Angela. E lei va via e prendo il posto io, chiaramente. E ti sei trovato bene in questo ruolo? Benissimo, quindi. Benissimo, non si vede più che perdi i capelli, sempre questo velo meraviglioso, non ci sono cambi, ho sempre la tonaca, sì, il velo talare, è meraviglioso, togli un sacco di problemi. Senti, invece, tornando al ruolo, quello che facevi prima, no? Quello di Emiliano, no? Ecco, in questa stagione avrà un'evoluzione, diciamo, un ruolo più centrale rispetto alla passata. Che cosa ti piace di più di questo personaggio? Più che un'evoluzione, si parlerà un po' più di lui. Mm-hmm. E quindi, purtroppo per lui, si vedranno più i suoi reali disagi. Cosa mi piace? Mi piace perché Emiliano è una persona che si occupa prevalentemente delle altre persone, pensa prima agli altri che a se stesso, ha delle necessità, dei desideri, dei sogni molto semplici, vuole una famiglia, vuole qualche animale, una bella casa col giardino, sono delle cose che lo accomunano a tantissime persone, non ha sogni stravaganti di forza, potere, danari, e questa semplicità è molto comune con il mio modo di intendere la vita e questo mi piace. Purtroppo per lui è un po' pirla e quindi evidentemente, inevitabilmente si mette in determinate situazioni. Infatti vedremo insomma che ci sarà qualche problema di cuore, ma esatto. Al tempo stesso darà una mano anche ad Azzurra per risolvere i vari problemi. Hai presente la spalla, quella che non ne azzecca una, ma che comunque un giorno per sbaglio entrando in un pub inciampa su una cosa che aiuterà a svelare il mistero? Io sono proprio lui. Senti, nel corso di questa stagione tu hai avuto modo di incontrare Orietta Berti, che insomma sapevo che era una persona che tu stimi molto, un artista che stimi molto. Ma non solo la stimo, non solo l'ho incontrata, è iniziata una lunga storia d'amore fatta di chat estenuanti fino a mezzanotte. No, non è vero, Orietta, sto scherzando. Però insomma l'amore che ho nei confronti di Orietta è ulteriormente aumentato perché si è comportata divinamente, abbiamo parlato tutti, è una donna estremamente semplice nell'accezione positiva e quindi questa cosa ai miei occhi diventa, l'ha innalzata ancora di più paradossalmente. È stata molto seria, è venuta, non si è mai lamentata, mi ha raccontato la sua vita. Ecco, io che sono un fan di Teke, il programma, sono impazzito ad ascoltare i suoi aneddoti. Vorrei passare una vita con Orietta, quindi è stato un dono. Allora Pierpaolo, ricordiamo l'appuntamento con Che Dio ci aiuti 7 su Rai 1 dal 12 gennaio. Vai. Ok, dal 12 gennaio, mi raccomando, su Rai 1, niente altri appuntamenti, dite, chiamate amici, parenti, non ci siete per nessuno. Se volete, fate una chiamata condivisa, ognuno a casa, che così aumenta lo share, ognuno a casa sua, guarda Che Dio ci aiuti e lo commentate al telefono. Mi raccomando. Ciao. Grazie.